troviamo nello studio del maestro Mario Nicorelli, inventore della tecnica pittorica da lui chiamata scomposizione della luce. Mario Nicorelli nasce nel 1931 a Novi Ligure. Nel 1956 è ad Albissola, con Fontana, Sassu e Capograssi. Nel 67 si trasferisce nel Veneto, dove tuttora risiede. Passiamo ora a osservare la tecnica e le attrezzature per la realizzazione della scomposizione della luce. Cominciamo con l'attrezzo più importante, il forno. Realizzato dal maestro stesso, è un forno elettrico termostatato. È isolato con lana di vetro e mattonelle refrattarie. Nella parte superiore possiamo osservare una grata sulla quale vengono appoggiate le lastre in lavorazione. Nella parte sottostante vi trovano sede le resistenze elettriche, che fanno sì che l'interno del forno raggiunga la temperatura di 300 gradi. Ora il maestro prende una lastra di rame naturale e l'inserisce nel forno, esponendola così al calore. Dopo alcuni minuti potremo osservare alla riapertura del forno che la lastra è diventata arancione. Prolungandone l'esposizione, la lastra muta ulteriormente di colore. Lasciandola all'interno del forno per un periodo prolungato, otterremo una tavolozza donataci dalla natura con tutti i colori dell'iride. Fino a questo punto abbiamo visto quali sono i colori che la natura riesce a creare. Il maestro Nicorelli ora ci mostrerà come si fa a dominare questo fenomeno naturale. Procedendo nella realizzazione della scomposizione della luce, la prima operazione che va effettuata è la pulitura, l'accuratissima pulitura della lastra. L'operazione seguente è la sgrassatura, quindi segue come ultima operazione preliminare la lucidatura a specchio. Operazioni che noi abbiamo sintetizzato in un tempo brevissimo, ma che in realtà richiedono moltissimo tempo e altrettanta cura. Anche perché il più piccolo granello di polvere o la più piccola impurità presente sulla lastra possono essere causa di macchie o bruciature, tali da rovinare irreparabilmente il lavoro di molti giorni. Soprattutto quando ci si trova nel bisogno di realizzare il colore verde, per il quale serve un'esposizione al calore prolungata e che rasenta in termini di secondi la bruciatura totale della lastra. A questo punto il maestro Nicorelli compie un'operazione di resinatura della lastra, che offre il vantaggio, qualora se ne abbia bisogno, di ottenere sulla lastra un fondo di colore quanto più uniforme possibile. Nel nostro caso, per comprendere meglio come si realizza un'opera con la tecnica della scomposizione della luce, ci troviamo ad avere questo bisogno. Il vantaggio offerto dalla resina, però, è seguito da un effetto collaterale, effetto che si concretizza nel fatto di non poter conoscere con precisione assoluta quale sia il colore che si è generato sulla lastra di rame. All'estrazione della lastra vediamo che la lastra è arancione, però sotto la resina vi è un altro colore che non possiamo vedere, poiché la presenza di tale resina impedisce alla luce di raggiungere la lastra e ai cristalli di rame di rifrangere il reale colore. Infatti la scomposizione della luce è una tecnica che si fonda realmente sulle scoperte newtoniane che il maestro Nicorelli ha applicato all'arte. Con l'asportazione della resina e con la pulitura meticolosa della lastra, finalmente possiamo vedere che la stessa, che prima appariva arancione, in realtà è viola. E fra poco potrete notare la differenza tra una lastra sulla quale la natura ha dominato la disposizione dei colori e una lastra sulla quale è stato invece l'uomo a dominarne la disposizione. Adesso il maestro, con una sostanza acidula, andrà ad asportare alcuni cristalli che rendono la lastra colorata. Riportandola così nei punti desiderati alla condizione di rame naturale. Per questo scopo la sostanza usata deve avere un contenuto di acidità sufficiente per corrodere i cristalli, ma insufficiente ad intaccare il rame.
La lastra, dopo questa operazione, va nuovamente pulita accuratamente nelle parti in cui sono stati asportati i cristalli. Per l'operazione di pulitura avrete notato che il maestro si serve di carta igienica. Questa è una scelta obbligata dal bisogno di avere a disposizione un materiale a bassissimo grado di abrasione e sempre perfettamente pulito. Usare degli stracci sarebbe antieconomico, perché dopo un solo uso dovrebbero essere gettati. A questo punto la lastra è pronta per rientrare nel forno. Dopo un certo tempo di esposizione al calore, possiamo notare che le due strisce che erano state riportate alla condizione di rame si sono anch'esse colorate. Ora, riestratta la lastra, il maestro procede all'asportazione di alcune sostanze grasse che si sono depositate sul piano della lastra durante l'esposizione al calore. Dopodiché ripeterà le operazioni di asportazione dei cristalli, di asciugatura della sostanza acida e quindi di ripulitura delle parti ritornate alla condizione di rame. Tali operazioni devono essere ripetute per ogni aggiunta di tratto o di colore e servono a realizzare delle opere finite che dopo avremo modo di vedere. Giunti a questo punto, non possiamo non affermare che questa tecnica di grandissimo effetto ottico è laboriosissima da realizzare. Inoltre dovete sapere che tante e tali sono le variabili nella realizzazione della scomposizione della luce da rendere impossibile una riproduzione di un'opera che sia perfettamente uguale ad un'altra. L'unica cosa che si può riprodurre è il disegno, ma possiamo affermare senza tema di smentita che i colori possono essere solo vagamente imitati. Cosa importante da notare, come potete vedere, è che al variare di un colore o al nascere di un colore, sulla lastra avviene un'automatica variazione di tutti gli altri colori già presenti. Per cui, quando ci si accinge a realizzare un'opera, bisogna avere chiaramente in mente ciò che si vuole fare e l'ordine preciso nel quale si deve procedere. Come già citato in precedenza, questa tecnica si fonda sulle leggi newtoniane riguardanti la luce. Infatti, variando la temperatura e l'angolo di rifrazione della luce, vengono a variare le intensità cromatiche che compongono le opere.
Per farvi comprendere ciò, ci siamo serviti di questi due sbalzi che si prestano molto bene a tale scopo. Oggi il maestro, grazie all'avvento di memorie artificiali quali computers, ha trovato un valido aiuto sia per quanto riguarda la memorizzazione della procedura di lavoro, sia per quanto riguarda la ricerca e lo studio degli accostamenti cromatici. Per concludere, vi facciamo presente che il campo di azione artistica del maestro Mario Nicorelli non si limita alla scomposizione della luce, ma vasteggia in tutti i campi dell'arte figurativa, dall'acquarello all'olio, dall'olio all'incisione, dall'incisione alle più svariate tecniche tradizionali.